Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una messaggera dell'Arcangelo Michele, ma sono anche una coach energetica, aiuto le persone a liberarsi dai blocchi, dalle paure, utilizzando una tecnica molto potente chiamata Logos Healing, e mi occupo anche di insegnare alle persone come connettersi in maniera corretta con la propria anima, con i propri angeli, seguendo quelli che sono gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele. Ok, allora voglio premettere che io 10 anni fa mi sono aperta alla connessione in maniera spontanea, in quanto ho iniziato a sviluppare il cosiddetto canale della chiaro senzienza. Io stessa ero inesperta, ero alle prime armi, per così dire, e quindi diciamo che ricevevo troppe informazioni. Il mio canale era troppo aperto, io non sapevo come gestire, e quindi diciamo è stato un grande percorso di apprendimento. Ho cercato anche di imparare diciamo dai più grandi maestri spirituali che c'erano in quel periodo. Diciamo quel periodo era intorno al 2000, a partire dal 2009 al 2014-15. Si parlava tanto di channeling, però diciamo le informazioni erano un po' confuse. Io sinceramente non sapevo come dovevo fare, ok? E quindi diciamo un po' anche grazie alla mia maestra di quel periodo, e soprattutto grazie alla preghiera, alla meditazione, all'Arcangelo Michele, ho iniziato ad affidarmi agli insegnamenti di questo angelo straordinario, che mano a mano mi hanno guidata, in quanto ho scelto diciamo di affidarmi solo ed esclusivamente a lui. Io ricordo che nel 2016, se non sbaglio, lui mi disse affidati solo a me e io ti mostrerò la via maestra dell'amore. All'inizio rimasi un po' perplessa, però poi ho imparato ad affidarmi e ad ascoltare quelli che erano i suoi insegnamenti. Tra i suoi insegnamenti una cosa molto importante che ho imparato è quella di ricevere guida e assistenza, ricevere sì messaggi, ma ho imparato quanto fosse importante la protezione, e ne parlo veramente tantissimo in tutti i miei video, la protezione psichica per mantenere il canale pulito e per creare uno spazio sacro, armonico e protetto. Però alla protezione devo aggiungere l'importanza del radicamento, di quanto è importante rimanere radicati mentre si ricevono i messaggi, mentre si riceve la guida e l'assistenza. Allora, molte persone che si aprono alla canalizzazione sono senza esperienza, purtroppo aprono solo i canali superiori a partire dal chakra del cuore, il terzo occhio, la corona, e invece i chakra del plesso solare, il secondo chakra e il primo chakra non sono bilanciati, non sono equilibrati, e quindi questo può portare la persona, nonostante abbia delle capacità straordinarie di connessione, a uno sradicamento dal piano della terra, che viene anche chiamato stato di trance. Allora, quando diciamo, cerco di spiegarlo in maniera molto semplice, allora spiego un po' la differenza. Allora, in uno stato alterato di coscienza la persona perde completamente la connessione col piano della terra, quindi anche perde la capacità di discernimento, la capacità di comprensione della realtà in cui si vive, e quindi entra completamente in un altro livello, in un'altra dimensione, in un altro stato di coscienza, dove riceve tantissime informazioni. Per quella persona nel momento in cui riceve quelle informazioni è tutto molto lineare, molto comprensivo, però
perde la connessione con la terra, quindi si trova in un altro stato. Alcune persone la chiamano estasi, ma gli sciamani lo chiamano stato di trance. Quindi in questo livello funziona solo l'emisfero destro, quindi la razionalità viene spenta, e diciamo molte persone per raggiungere questo livello di trance lo fanno, alcune persone lo fanno spontaneamente, proprio come ho spiegato, perché non hanno il radicamento con la terra, entrando in contatto con delle forze di altre dimensioni, non né buone né cattive, ma semplicemente aprendo la porta alla canalizzazione, alle volte si aprono tutti i chakra superiori, i chakra inferiori non sono equilibrati, non sono purificati, l'energia della non è radicata, e quindi la persona va in questo livello. Alcune persone cercano lo stato di trance, come gli sciamani, anche attraverso l'utilizzo di sostanze psicotiche più o meno naturali. Per carità, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele invece portano la persona, l'Arcangelo Michele insegna invece a radicare l'energia fino al centro della Madre Terra. Diciamo che il percorso insegnato dall'Arcangelo Michele attraverso la Via Maestra dell'Amore è un percorso un pochino più impegnativo, in quanto richiede preghiera di protezione, processo di liberazione, processo di protezione della casa e degli ambienti, in quanto bisogna canalizzare in uno spazio sacro, armonico e protetto, dove sono presenti solo frequenze di luce, di amore, e quindi non ci vogliono interferenze durante l'apertura alla ricezione dei messaggi, in quanto i canali si aprono. Quindi quando il canale si apre, la persona deve essere in uno spazio protetto. Queste preghiere, protezione, liberazione, protezione della casa e degli ambienti, io le ho messe gratuitamente nel mio sito connessioniangeliche.com. Il quarto step è quello di purificare completamente tutti i chakra, a partire dal 12° chakra fino ad arrivare al 7°, al 6°, al 5°, al 4°, il 3°, il 2°, il 1°, fino ad andare a radicare tutta l'energia fino al centro della Madre Terra. Io insegno questa meditazione nei miei seminari, però se una persona vuole lavorare sulla purificazione dei chakra, voi su YouTube troverete, o sul mio sito troverete delle meditazioni dove c'è la purificazione dei chakra. Ma per la connessione io questa la do solo in unione al seminario online o nei miei corsi dal vivo o webinar, anche perché la meditazione è molto potente, ma è importante avere anche altre conoscenze, ok? Quindi assolutamente ci vuole responsabilità, ok? Quindi bisogna imparare a diventare canali puliti, quindi a purificare l'intera energia, tutti i nostri chakra, imparare a radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e creare uno spazio sacro, armonico e protetto e uno scudo di protezione. Allora io lì sì mi posso aprire e ricevere i messaggi. Quando si canalizza con la protezione, con il radicamento, si apre il cuore si espande, la coscienza si espande, arrivano delle informazioni molto chiare, molto precise, non c'è confusione, la persona ha il pieno discernimento e la piena facoltà di comprendere quello che sta accadendo. Vi consiglio di non andare a canalizzare nei supermercati, nei centri commerciali, negli aeroporti, nei luoghi trafficati, e anche quando si va nella natura a meditare è importante fare la protezione, la liberazione, il radicamento. Va bene? Perché bisogna creare lo spazio sacro. Io vi spiego un po' di cose. Quando io andai a seguire dei seminari sulla canalizzazione, io ricordo la mia maestra lavorava con la protezione dell'Arcangelo Michele, anche se lavorava con tantissimi altri esseri.
Io poi per scelta, l'Arcangelo Michele mi disse di affidarmi solo a lui, io lasciai andare altre frequenze, comunque l'esperienza della protezione del radicamento con l'Arcangelo Michele era straordinaria. Ricordo però che quando si usciva dalla stanza del seminario e si entrava in un altro ambiente, fosse esso il ristorante piuttosto che il bar, piuttosto che la hall dell'albergo, c'era un dislivello energetico, era come entrare da un mondo a un altro energeticamente parlando, quindi veramente il livello vibratorio che si raggiunge creando uno spazio sacro, armonico e protetto è veramente differente rispetto alle energie caotiche del mondo della 3D, cioè del mondo normale, del mondo che non usa la protezione, del mondo dove ci sono persone, energie, entità caotiche, perché purtroppo molte persone non conoscono la protezione, molte persone non si lavano energeticamente e quindi c'è una energia caotica. Quindi mai passare dalla canalizzazione immediatamente in un altro ambiente. È come quando si va all'ospedale, c'è la camera sterile, è normale che quando esci dalla camera sterile non sei più protetto. È la stessa identica cosa energetica di quando si canalizza e quando invece si va in un altro ambiente. Io consiglio sempre alle persone, quando vengono ai miei seminari, di cercare di frequentare ambienti che sono dopo il seminario, di andare a meditare un po' nella stanza, di andare a mangiare in un posto molto tranquillo, ma non di botto. Quando si fa un lavoro di radicamento, tu sei presente, ma sei comunque in un livello energetico diverso. Quindi lo sbalzo è come passare dal caldo al freddo di botto, quindi ci vuole un po' di transizione, ok? Quindi dopo aver canalizzato si prega, si ringrazia e poi si fanno cose più serene, non si va di botto in un ambiente caotico. Per questo che io insegno alle persone la continua protezione, non solo quando si fa il lavoro di canalizzazione, ma anche durante le giornate quotidiane, quindi si va a purificare la propria stanza, la propria casa, la propria auto e così via. È un'abitudine e questo scudo di protezione continuo diventa sempre più potente, sempre più forte, fino a diventare quasi cioè impenetrabile completamente all'oscurità, ok? Alle forze caotiche, chiamiamole così, alle energie anche negative che esistono, ragazzi, e quindi c'è poco da scherzare. E quindi in questo modo non abbiamo intromissioni nei canali, va bene? Quindi il radicamento è fondamentale nel lavoro di ricezione dei messaggi che avvengano sia con le carte, sia che con la scrittura ispirata, che con la connessione diretta. E questo io lo insegno nei miei corsi e nei miei seminari per esperienza diretta e sotto la guida e assistenza dell'Arcangelo Michele. Allora, alcuni suggerimenti per mantenere radicata l'energia è anche quello di andare a camminare nella natura, è anche quello di mettere i piedi scalzi a contatto con la terra in primavera ed estate, nella sabbia se abbiamo il mare, o anche a contatto con la terra in giardino piuttosto che in un parco. E quindi camminare un po' scalzi o fare o visualizzare appunto l'energia del sé superiore che si radica fino al centro della madre terra e poi risale, e poi vi è un interscambio di luce e di amore. Questa è una meditazione molto potente che io ho canalizzato dall'Arcangelo Michele, perché a forza di visualizzare, a forza di immaginare, noi quando invitiamo l'Arcangelo Michele, il sé superiore, a pulire l'energia dei chakra, a radicare la nostra energia, questo avviene veramente. Ciò che noi pensiamo e affermiamo, creiamo, la nostra intenzione è pura di amore ed è quella di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra. Poi un altro modo per radicare l'energia è anche quello di mangiare dei cibi della terra, le melanzane, le zucchine, le patate, le carote, cibi della terra, meno cibi sintetici, più prodotti naturali, bere tanta acqua, ok, disintossicare
detossicare il nostro organismo, fare un'alimentazione di tipo vegetale, ok? Andare a contattare solo ed esclusivamente esseri di luce e di amore puro e lasciare andare il piano astrale che ci confonde, che ci guida male. Quindi se entrate in contatto con forze che vi sbandano, quello non è un'energia di amore, grande discernimento. È per questo uno dei motivi principali per cui io personalmente ho scelto di lavorare solo con l'Arcangelo Michele, il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, tutti gli angeli di luce di amore puro e tutti gli esseri di luce di amore puro che operano in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele, che hanno rispetto del mio libero arbitrio e che mi aiutano a rimanere radicata. È un lavoro spirituale più grande, in quanto andando in trance una persona raggiunge più velocemente le altre dimensioni. La domanda è: quali dimensioni tu stai aprendo? Come puoi tu essere certo che stai ricevendo informazioni di luce? Dov'è il canale non è protetto in uno stato alterato di coscienza? Facendo questo grande lavoro di meditazione, di preghiera, di protezione, di radicamento, piano piano il canale si apre come un fiore che sboccia, rispettando i nostri tempi, rispettando le nostre capacità, i nostri talenti e rispettando la nostra maturità spirituale nel ricevere i messaggi. Ci sono persone più predisposte e altre meno, o meglio, ci sono persone più pronte alla canalizzazione diretta, ci sono altre che hanno bisogno di arrivarci piano piano. Ecco perché aprire una porta di botto non è consigliato dall'Arcangelo Michele. Io spero che questo video sia stato utile per voi, quindi assolutamente prudenza, niente fear, no paura, ma responsabilità, ok? Quindi ripeto, ci sono degli step da seguire: protezione e liberazione, protezione della casa e degli ambienti, eradicamento, alimentazione, intenzioni pure di amore. È tutto un percorso da seguire che io ho già spiegato nei video precedenti. Io spero di essere stata esaustiva, di avervi aiutato a chiarire bene questo aspetto della connessione con la vostra anima, con i vostri angeli. Ricordiamoci che gli angeli sono solo intermediari tra la nostra parte umana e la nostra parte divina, non si sostituiscono all'amore divino, loro ci aiutano a ricollegarci col nostro vero sé, col nostro scopo divino, e ci aiutano a facilitare il nostro percorso sulla terra. Sono dei messaggeri di luce e di amore che hanno massimo rispetto del nostro libero arbitrio e vogliono aiutarci e consigliarci senza deviarci dal nostro cammino, ma aiutarci ad allinearci all'amore più grande, all'amore della nostra anima, all'amore del nostro sacro cuore. Se vuoi imparare come connetterti con i tuoi angeli, con l'Arcangelo Michele, con la tua anima, col tuo scopo divino, puoi valutare l'idea di partecipare a uno dei miei webinar o dei corsi dal vivo che tengo di persona in Italia e nel mondo. Per qualsiasi informazione non esitare a contattarmi. Un caro saluto e a presto. Ciao ciao ciao.